Complotto contro Carlo di Borbone, ormai è giunta la seconda edizione ed è stato il suo primo libro. Come mai questo libro che parla di Carlo di Borbone? Allora, questo libro è il mio primo romanzo, un giallo storico, e ho pensato bene di ambientarlo durante il regno di Carlo di Borbone, perché è un periodo interessante e in particolare la vicenda che porta alla costruzione della legge di Caserta e la cerimonia epocale della posta della prima pietra, che forse è la cerimonia pubblica più importante di tutto il regno di Carlo e probabilmente di tutta la dinastia borbonica napoletana, si prestava a costruire un intrigo giallo come ho fatto, e nello stesso tempo racconto la storia di un'epoca in maniera divertente, con un romanzo piuttosto che scrivere un saggio o un libro di storia. Questo è il suo primo libro. Dopo questi libri si sono succeduti altri due libri sempre per la Giuseppe Vozza Editore. Naturalmente, come ogni romanzo storico, giallo storico, ci sono anche alcuni personaggi di fantasia, ma sono sempre lo stesso il frutto di una ricerca? Cioè, vengono presi sempre da dei personaggi realmente esistiti? Sì, la maggior parte dei personaggi sono personaggi storici realmente esistiti, e poi si innestano alcuni personaggi inventati che sono necessari alla costruzione dell'intrigo. Però i personaggi non sono di fantasia, però sono ispirati da personaggi che sono esistiti all'epoca. Parliamo in particolare dell'investigatore, il capitano di giustizia Gaetano Massa, e della cantante lirica Fourier, che è stato ispirato pur da figure di cantanti famose dell'epoca. Ecco, naturalmente è un romanzo, è un giallo storico, quindi non raccontiamo tutta la trama perché altrimenti si perde, chi lo leggerà, lo acquisterà, perde appunto il gusto di leggerlo fino alla fine. Però naturalmente si parla di Carlo di Borbone, ma diciamo un po' al centro di tutta la situazione, visto che c'è quest'anno una ricorrenza particolare, vi è la Reggia di Caserta. Sì, quest'anno è il 250° anniversario della morte di Luigi Vanvitelli, l'architetto della Reggia di Caserta, che doveva essere la Versailles italiana o la Versailles napoletana, se vogliamo, e un progetto, diciamo, epocale, che però poi non è stato realizzato appieno perché dopo 7 anni dalla posta della prima pietra, Carlo di Borbone, per delle ragioni dinastiche, andrà in Spagna per succedere ai suoi fratelli che erano morti, e il progetto di Caserta si arena perché il presidente del Consiglio di Reggenza, Bernardo Tanucci, non vede nessun interesse a continuare questa costruzione e a portare la capitale a Caserta o a legare Caserta più a Napoli, e dunque taglierà i fondi, umilierà anche Vanvitelli, che morrà il 1 marzo 1773 in condizioni, diciamo, economiche, non voglio dire miserevoli, ma diciamo un po' estreme per un personaggio della sua caratura. Bene, allora invitiamo ad acquistare il suo libro Complotto contro Carlo di Borbone, un giallo del XVIII secolo, pieno di suspense, pieno di tante, tante cose. Veramente è un libro che consiglio, come ho consigliato e consiglio anche di leggere gli altri libri. Che la scrittura di Rosario De Simone è una scrittura molto fluida, avvincente. Quindi un grazie a Rosario, un grazie all'editore Giuseppe Pozza. Grazie a voi.